cacciata da una scuola per uno sputo nel diario. Il di che questa mia compagna, lei tipo mi ha dato il cancellino sullo zaino, si è stronzata qua. Le sputai nel diario, quindi scappai in bagno, diciamo attorno tra 3 minuti è tutto risolto. Tornando trovai tipo in fila preside, vicepreside, una compagna di classe che piangeva dicendo: ma queste cose mi ricordano mio padre che tornava a casa, picchiava mia madre. Io dicevo, mi sembra eccessivo. Sì. Quando ho scoperto che era il tuo sputo? Mi era partita la paranoia del test del DNA. Penso come cazzo stavo. No, però è vero che in adolescenza pensi, mo me fanno il test del DNA. Quindi dissi, ma io quel diario comunque sia l'ho toccato. C'avevo del tè alla pesca in bocca e ho riso quando stavo lì vicino. E c'era Giulia, dice, no, ci sta uno sputo dentro. Non c'è del tè alla pesca al banco, c'è uno scozzo a pagina 50. Ma infatti ti volevo chiedere, sputo o scozzo? Era lo scozzo pieno. Era uno scozzo. Lo scozzo è grave. Lo scozzo è grave.